Siamo vicini con i nostri parenti, con i nostri figli, con tutti gli amici, perché dobbiamo avere un senso di ripartenza, di rinascita, di sognare il nostro 2022. Si porta già avanti Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata. Il suo è un vero e proprio augurio di Natale e lo fa nell'occasione della presentazione del ricco cartellone di eventi. Sarà un Natale di leggerezza, divertimento, svago e appunto, come si può vedere nel manifesto e nel claim, abbiamo messo Macerata in una bulla, in una palla di vetro, è come se fosse appunto Macerata il regalo per Natale, e questo in effetti è. Abbiamo vestito di luce la città, in tutte le sue vie principali, partendo dal centro storico, arrivando a Corso Cavour, Corso Caroli, arrivando ad alcuni quartieri. Poi chiaramente l'ottimo è nemico del bene, con le risorse limitate non si può arrivare dappertutto come avremmo voluto. Abbiamo raccolto le istanze praticamente di tanti commercianti e cittadini, abbiamo vestito di luce la città. Dunque tante luci innovative e con molte sorprese, una è attesa in Piazza Mazzini, un Natale fatto non di grandi eventi, con la situazione pandemica da attenzionare costantemente. Un Natale di piccoli eventi, abbiamo salvato il Natale, nonostante la cautela, la prudenza che contraddistingue il nostro operato, però sicuramente un Natale allegro, leggero, spensierato e direi vestito di luce e di colore. L'evento clou sarà sabato prossimo 4 dicembre con l'accensione dell'albero in Piazza della Libertà, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta TV e social dalla nostra emittente. Accenderemo un albero che anche quest'anno sarà tecnologico ma diverso dall'anno scorso, molto allegro, molto sobrio e molto direi proprio natalizio, perdonate il gioco di parole, e accanto all'accensione ci sarà tutta una serie di eventi. Aprirà in concomitanza appunto alle 18 di sabato 4 dicembre anche la fabbrica del cioccolato, grazie a un'associazione appunto che su base volontaristica e su base di beneficenza e di raccolta fondi allieterà i bambini e le loro famiglie con un dono di cioccolato e con varie diciamo, figuranti vestiti da Willy Wonka, no? Pensando alla fabbrica del cioccolato. Quella è una cosa a cui teniamo molto, perché il Natale è soprattutto attenzione ai più piccoli, ai bambini, e quindi ad allietare le loro giornate natalizie.